alla spacca. Sai, quando Sally mi ha parlato di questo posto, immaginavo capanne di legno o semplici casette di pietra. Certo. Qua, attenta alla testa. Un drago. Era la casa di Christopher Condent. Merda, lasciarla. Elena, stai giù. Li ho visti.
fuori, forza! Ma che... Sì, sì, deve essere qui. Un momento. Uno dei nostri è a terra! Abbiamo compagnia! Controllate ogni angolo e ogni fessura. Merda, merda! Era l'ultimo. Stai bene? Sì. Andiamo.
La caverna potrebbe avere un'uscita. Vale la pena tentare. Accidenti di uomini hai portato, Nadine. La donna ha un vero esercito. Per te hanno trovato il tesoro? Beh, spero di no. Per il bene dei santi. Guarda, qui c'è qualcosa. Era destinata a Richard Hunt. Firmato Adam Baldridge. Erano entrambi fondatori. Sì, ma è troppo alto. La spinta non basta. Diamo uno sguardo in giro. Bella fresca. Sotto! Gentile. Puoi usarmi come esca? No, mi comporto da gentiluomo. Ti sto solo prendendo in giro. Pensa già la vita a prendermi in giro. Grazie. Che
poteva andare peggio. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Forza, tagliamo attraverso la villa. Sì, dietro di te. Credi che i coloni abbiano allagato questo punto? Beh, di certo avevano un buon motivo. Per te non sono stati loro. Trovo strano che l'acqua abbia invaso tutte le case eccetto una. Quella di Avery. Esatto. Cos'è? Santo cielo, mi ricorda il signore delle mosche. Puoi dirla forte. Mi piace. Questi cannoni sembrano in qualche modo riadattati. Già, difese improvvisate. Forse non si aspettavano di farsi la guerra. Immagino di no. Bel gioco d'acqua. Tocca un'altra nuotata. Ehi, Nate, là, forse c'è una via d'uscita. Forte di quanto sembrasse.
vengo giù per te. Perfetto, grazie. Ok. Prego. Grazie. Sei perfetta come contrappeso. Cioè... Non fa niente, vedrò di prenderlo come un complimento. Lo era, giuro. Ho bevuto. Fatto. Trovo un modo per farti salire. Troppo difficile. Non posso farcela da solo. Ok. Potrebbe funzionare. Ok, allontanati. Siamo... Togliamo di mezzo questa roba. Già. Ok. Guarda. Il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa. Comandante in seconda. Quasi in cima alla gerarchia. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo. Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Beh, non sono della scientifica, ma direi... alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Tew. Tu che dici? Thomas Tew, Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi... questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose si... siano incasinate. Quindi, Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano
i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante, tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace, io... Mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew... Dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Ecco, per i posteri. Ce l'ho fatta. Ci vediamo in cima. Ehi. Salve. Altri cannoni, come quelli della villa di Tew. Ne ferisce più il veleno del cannone. Cosa? No, sai, perché vieni per avvelenare. Ok, questa era pessima, scusa. Sì, pessima. E siamo ufficialmente all'interno della villa di Henry Avery.